Ciao, in questo video andremo a estrarre un DTM, un Digital Terrain Model, da un DSM, un Digital Surface Model. Innanzitutto andiamo a capire qual è la differenza tra i due. Entrambi fanno parte della grande famiglia dei DEM, i Digital Elevation Model, però il DSM praticamente è un modello digitale delle superfici in cui è presente non solo il livello del suolo, ma anche il costruito e la vegetazione. Il DTM invece è un modello digitale del terreno in cui è presente il solo livello di suolo. Queste operazioni le andremo a condurre su un DSM da LiDAR con una risoluzione 1 metro. C'è da precisare che se avessimo avuto praticamente i file sorgente dalla campagna di rilievo LiDAR, avremmo potuto effettuare questa operazione. Praticamente utilizzando il tool gratuito Last Tool, e così da ottenere sicuramente un risultato più ottimale rispetto a quello che andremo a ottenere adesso. In pratica, quello che andiamo a fare è, utilizzando QGIS e gli algoritmi di Saga, è andare a eliminare questi edifici e il vegetato. Cioè la vegetazione, quindi il costruito e la vegetazione, da questo DSM, facendo in modo di ottenere un risultato che è in pratica un DEM in cui è presente il solo livello di suolo, che come potete vedere è presente qui. Allora, come prima cosa andiamo a attivare l'algoritmo DTM Filter. Si trova in Processing. Io già l'avevo utilizzato in precedenza. Doppio clic, si sceglie il grid di riferimento, il raggio di ricerca. Il raggio di ricerca è diciamo, direttamente correlato alla risoluzione del raster, quindi in questo caso la mia risoluzione è 1 metro. E andremo a inserire un raggio pari a 10 metri. La pendenza del terreno approssimativa la lasciamo così come fu 30 su 30 gradi, e però questo tipo di dato, se magari lo conosciamo in precedenza, abbiamo ad esempio in questo caso che effettivamente la media della pendenza di questo DSM è intorno ai 30, però magari potremmo trovarci a avere una pendenza differente, quindi potremmo andare a modificare questo tipo di pendenza. E comunque questo è un valore che va sostituito e cambiato in funzione di quello che è il risultato finale, poiché c'è da dire che questo processo di trasformazione del DSM in DTM è un processo che va comunque iterato. In genere, quando termina, o siamo abbastanza fortunati da avere un risultato ottimale, oppure dovremo comunque, ripeterlo. Quindi adesso clicco su Run, però metto in pausa perché è un processo un po', lungo e riattiverò il video a breve. Rieccoci qui, il processo è terminato e abbiamo avuto come risultato due, DEM. Il primo praticamente che è il solo suolo, è stato estratto il solo suolo dal DSM, e il secondo invece è il costruito più la vegetazione. Se vi ricordate qui c'è praticamente questa costruzione che è stata inglobata negli oggetti da rimuovere. Quindi, fatto ciò, possiamo andare quindi a lavorare su il secondo dei DEM. E andiamo praticamente dei DEM ottenuti nel processo precedente, andiamo praticamente adesso a attivare, sempre tramite Saga, il multilevel di SPLine Interpolation from Raster. Indichiamo quale deve essere il DEM su cui deve lavorare, diamo l'indicazione della cella, in questo caso è 1 metro per 1 metro, quindi 1. E vediamo il risultato finale.
Ok, il risultato finale dovrebbe essere il nostro DTM. Andiamo a verificare se è abbastanza corretto generando un hillshade che metteremo a confronto con l'hillshade del DSM di partenza. Dunque, c'è questo plugin molto interessante che è il Map Swipe Tool. Consente appunto di fare dei confronti sui livelli cartografici presenti. Si vanno a selezionare i livelli e poi è possibile andare a confrontare. Come possiamo vedere, il risultato è abbastanza soddisfacente, forse avrebbe bisogno di un'altra iterazione, però già da qui possiamo avere un buon risultato, quindi un buon confronto e quindi definire che il nostro DTM è stato effettivamente realizzato. Un saluto e alla prossima!